L'altro giorno purtroppo è venuto a mancare Pino Danjò, che era l'autore della canzone Ma quale idea, una canzone bellissima. Pensa alla casualità, io stavo suonando live, stavamo per iniziare proprio quella canzone e ci è stato comunicato pochi secondi prima di iniziarla che purtroppo era venuto a mancare, quindi nonostante col mio gruppo facciamo musica demenziale, per me è stato un momento comunque molto molto particolare. Allora, andiamo a studiare insieme il riff del pezzo che secondo me è bellissimo. Partiamo con un si bemolle, guarda qua sopra hai la partitura con la tab. La cosa più difficile qua è un pochettino la lettura ritmica secondo me, perché abbiamo questo ottavo e poi questo levare di sedicesimo. Noi suddividiamo questo primo quarto in quattro sedicesimi. L'ottavo me ne occupa due, il terzo sarà una pausa e sul quarto devo andare a mettere il si bemolle. Rapportato su una batteria, questo si bemolle deve arrivare poco prima dell'arrivo del rullante del 2. Quindi sul rullante del 2, vedi qua c'è una pausa, questo sedicesimo. Quindi la nota deve essere già andata via. Quindi se lo metto lento con la batteria, inizialmente facciamo così. Una soluzione del leggere le cose difficili ritmicamente è quello di isolarle e ripeterle tante volte finché riusciamo a memorizzarle bene. Nel secondo quarto andiamo a far sentire questo colpo di rullante da solo sul 2, che quindi è questo sedicesimo. Dopo andiamo a mettere in levare di sedicesimo, quindi sul secondo sedicesimo, un Fa che andiamo a prendere al tasto 3. Questo qua. Come diteggiatura, tu arrivando dal Si bemolle, o puoi prenderlo col 3 e il 4. Dopo il Fa mettiamo anche già il Re bemolle. Tra l'altro queste tre note vanno a comporre la triade dell'accordo di Si bemolle minore, Si bemolle, Re bemolle e Fa, che è l'accordo di base che c'è sopra. Quindi ti dicevo prima, dobbiamo entrare in levare di sedicesimo, un ta-ta. Mettere questo sedicesimo di Fa e poi il Re bemolle. Come diteggiatura, scusa, ti dicevo prima che puoi farlo col 3 e 4. Volendo, potresti anche farlo con l'1 e il 2 o il 2 e il 3. È abbastanza indifferente. Tieni conto che dopo ti devi spostare su un Do acuto che io ti faccio prendere qua al tasto 10 della corda di Re. Perché suona meglio secondo me, dopo lo sentiremo anche preso qua. Senti che è molto 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 chiaro qua sopra. Io preferisco prenderlo qua sotto, ma ci arriviamo. Iniziamo a mettere insieme ritmicamente questo Fa e Re bemolle. Come hai sentito, quindi noi dobbiamo prenderci, secondo me, quando suoniamo con la batteria, dei punti di riferimento. Un punto di riferimento può essere proprio questo rullante. Tu, dopo che ho dato i due si bemolle, stang, arriva subito il rullante. Io poi gli rispondo mettendo il Fa e il Re bemolle. Dopo, ti dicevo, andiamo sul Do acuto. Possiamo arrivarci con uno slide, vedi qua. Qua è segnata un'acciaccatura, un si bemolle. Possiamo arrivarci in questo modo qua, anche così. Quale quattro note da prendere sono Do, Si bemolle, La bemolle e il Fa. Qua sul La bemolle andiamo a fare, come segnato qua sopra, questo trillo. Inizialmente non farlo, perché potrebbe ritmicamente metterti in difficoltà. Quindi
Quindi noi siamo sul terzo quarto, ta 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 ta. Facciamo solo questa parte. Ok? E poi andiamo a mettere insieme con la prima battuta. 2, 3, 4. Benissimo, poi quando ti sentirai più libero anche ritmicamente, più sicuro, allora puoi fare questo trillo, sei sulla bemolle, puoi giocare o con la nota sotto o con quella sopra. L'importante è stare leggero con le dita. La seconda battuta, in cui va in do minore settima e fa minore settima, andiamo a fare ritmicamente sul do. È tutto uguale alla prima battuta, soltanto che le note in questo caso saranno do, e poi dovremo cadere su un fa tramite due cromatismi, mi bemolle, mi naturale, che poi cade sul fa. Qui l'accordo è di do minore, quindi avrei do mi bemolle come note che compongono l'accordo di do minore. Il mi naturale sarebbe anche la terza maggiore, ma la vediamo come una nota appunto di passaggio cromatico per arrivare cromaticamente al fa, che è la fondamentale dell'accordo dopo. Quando ho preso il fa ho due ghost note. Queste qua comunque si possono fare, non fare, fare anche diversamente. Io le ho segnate così perché secondo me suonano bene. Suoniamo il fa, poi le due ghost le ho segnate sulla corda di la. Vediamo solo la seconda battuta con la batteria. Una volta che sei poi sicuro, allora lento lento, sempre all'inizio, parti e prova a farla tutta. Adesso eravamo a 79 come velocità, l'originale è sui 115 bpm. Buon divertimento, se questo video trovi che sia utile, lascia un bel like, magari scrivi sotto un commento. Ciao, a presto!